Ma che puntata sarà oggi? Cioè, voglio dire, ma, come, cioè, non sei già eccitato e velocizzato da questa Io puntata? sono eccitato sempre, Enzo, come sai benissimo, ma stasera veramente forse ci stiamo quasi superando, ma non è vero, lo diciamo di Che 2 settimane. Il problema guarda. è che stiamo tenendo dei livelli, riconosciamocelo, caro il mio Enzo, di ospitality, non so se si dice così, di personaggi che ci vengono a trovare, che rara, io non avrei mai pensato, Io veramente. sono rimasto a quando hai detto ci stiamo superando, che è il massimo per te, E in velocità, perché in in velocità. velocità, tra l'altro. Però guarda, io direi che siccome il nostro ospite ha Va un di altro fretta? appuntamento, Va di beh, fretta. ovviamente, ha un altro appuntamento importantissimo e meraviglioso di cui ci parlerà, io direi che iniziamo con la sigla e poi ne riparliamo, se sei d'accordo, eh. Perché no? Sigla, sigla. Ma allora, simpatici amici sciabaloni, Ma soprattutto, simpatiche amiche Sciabalone, che bello avervi qui. che Questa bella avventura, come sesta dice. puntata della fase 2, sesta puntata della fase 2. Il solito lunedì, Enzo, di queste solite settimane, Ah, di sì, questo quindi un solito solito 2020. lunedì, quindi eccitante, un solito lunedì Assolutamente eccitante. sì. Ciao Roberta, ciao Luana, ciao 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 a tutti. Guarda, io vedo intanto già il nostro amico che si collega da Roma, Roberto, che tutto puote e gli diamo il benvenuto. Ciao Roberto, buonasera. Buonasera a tutti, Ed è buonasera, già in buonasera. collegamento. Ciao, come stai? Bene, 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 bene. Guarda, però è già in collegamento con noi e quindi lo accogliamo. Siamo tutti Andiamo straemozionati di di questo. corsa, Di continuiamo a andare di corsa, corsa. e mai più di corsa potrebbe essere così. Giancarlo Fisichella con noi, buonasera. Ciao, buonasera a Ciao. tutti. Ciao Giancarlo. Da voi. Ciao. Ciao, ciao, buonasera. Che piacere. L'emozione nostra sarà un problema, Giancarlo, perché non riusciremo a farti una domanda, sappilo. Questo è il problema più grosso. Benvenuto, grazie davvero per essere tra di noi. C'è molta, molta attesa oggi pomeriggio quando abbiamo pubblicato il fatto che saresti stato nostro ospite. Insomma, abbiamo percepito molta, molta, molta contentezza nei nostri amici che ci Tra seguono. l'altro, quando abbiamo postato l'invito, insomma, la scaletta di questa sera, c'è stato veramente grandi commenti di stupore perché tu fossi qui stasera. Sei veramente amato, Giancarlo. Sei Sì, l'idolo decisamente. di tanti. Beh, questo fa sempre piacere, è un gran piacere. Ringrazio voi, ringrazio Roberto, che insomma è stato lui l'artefice Sempre. di questo invito che ho accettato molto volentieri, Grazie quindi sono contento di essere qua stasera con voi. E ringrazio a te. tutti quelli Guarda, che già. Esatto, mi scrivono. infatti stanno già scrivendo in tanti e ti salutano. Guarda, noi ci siamo sentiti fuori onda per fare una prova tecnica e abbiamo deciso giustamente di dare un pensiero a un amico di Giancarlo Fisichella ed è un amico anche nostro. Che è Alex Zanardi, che ha avuto, insomma, non c'è bisogno che vi dica quello che è successo, lo sappiamo tutti, gli siamo tutti vicino e approfittiamo della presenza di Giancarlo per un pensiero per Alex Zanardi. Guarda, è un pensiero che ho da quando ho preso la notizia un paio di giorni fa di questa disgrazia, di questo incidente che insomma è molto serio, molto, molto grave per Alex. Alex è oltre ad essere è un mio collega, ma è un mio amico, è stato uno dei miei idoli, quando io ero bambino, quando io ho cominciato a correre in kart, lui era più grande di me e lui era uno dei miei idoli che io ho sempre seguito e ci ha insegnato tante cose nella vita. Quindi sta facendo sicuramente forse una gara, la gara più difficile della sua vita, difficile quanto quella avuta diversi anni fa quando ha perso le sue gambe. Speriamo con tutto il cuore che insomma riesca a riprendersi il più presto possibile e veramente un ragazzo così È
Sì, anche Non perché ho più parole non se lo per merita, no? quanto Non se lo merita perché è già stato molto sfortunato, è diventato un emblema per tutti noi, per tutti quelli che lottano contro le disgrazie della vita, è diventato una pietra miliare, un uomo a cui fare riferimento. E questo ci dispiace ancora di più, oltre che per l'uomo, anche per quello che rappresentava, che ha rappresentato in questi ultimi anni, soprattutto dopo la disgrazia che ci ha avuto precedente a questa, insomma. Guarda, ci sembrava giusto un pensiero e un saluto a una persona a cui vogliamo bene, anche se noi ovviamente di persona non lo conosciamo, come invece per te Giancarlo. Però insomma è un augurio da parte nostra ad Alex Zanardi senza Doveroso. dubbio, doveroso. Noi però, Doveroso. tu Giancarlo non ci conosci e questa è una fortuna per te, però insomma ecco diciamo che noi di serietà ce ne abbiamo, insomma, riusciamo poco, però ed è l'emozione vera davvero ad averti qui con noi, che io mi sono preparato delle domande. Tra l'altro, ogni lunedì abbiamo degli ospiti e io scarico il curriculum. Questa volta non l'ho scaricato perché il tuo è troppo lungo e io non avevo le cartucce a sufficienza per stampare. Io dico la verità, quindi mi sono segnato qualcosa a penna delle cose più importanti. Vabbè, insomma, hai fatto oltre 200 Gran Premi in Formula 1. Ne hai 23, hai fatto pole position, giri più veloci, hai corso in Ferrari, cioè, per noi c'hai tutto. Pensa che hai anche 2 anni in meno di me, Marcello. Ecco, questo ci fa Questa è girare una cosa che anche ci disturba alquanto. alquanto. Ecco. Però volevamo. Davvero, Roberto, volevi dire qualcosa tu? No, sì, no, non diciamo quanti meno di me, quindi. Ah, vabbè. No, noi però abbiamo delle domande molto tecniche da farti, Giancarlo, ovviamente. Che la prima la capirai subito. Esiste una pista noiosa, cioè dove un pilota s'annoia a correre? Aspetta, ci siamo persi. Giancarlo? Giancarlo? Hai fatto una domanda per cui sei annoiato. Si è annoiato dalla. Eccolo, Ragazzi, non so se è il mio. Allora, qua segnale c'è, però può essere. Riproviamo. Vedi, troppo veloce. Giancarlo, ci senti? No, vogliamo Mio riprovare? vostro dell'audio. Allora, io ora proviamo a facciamo una cosa, ci senti adesso? Adesso sì. Ok, no, vedi, la domanda era talmente stupida che si è rifiutata anche la linea, abbi pazienza. Però era la prima cosa che ti volevo chiedere è se esiste una pista o di Formula 1 o di Formula 1 o di tante altre cose, perché ovviamente poi hai corso anche e corri in mille altre categorie, chiamiamole così. Se esiste una pista noiosa, questa è una curiosità che ho sempre avuto, cioè se tu correndo t'annoi. Ma a noi no, perché insomma la tensione, la concentrazione è sempre al massimo, al 100%, e quindi non c'è un momento di annoiamento. Ma ci possono essere piste più belle e meno belle, quindi magari ecco, una che quando correvo in Formula 1 non è che mi faceva impazzire, era Magny-Cours, mentre insomma quasi tutte le altre mi sono piaciute quasi tutte. Io. Penso, scusa, per Vai, vai. dare la sensazione a Giancarlo del pubblico, degli amici che abbiamo stasera, Andrea ricorda il Brasile 2003 e lui c'era ad esultare Davanti alla TV. per una tua vittoria. Senti, voglio dire, qui c'è gente che ti segue veramente da tantissimo Da tempo. sempre, da sempre, da sempre. Vabbè, scherzo. Grazie, un gran piacere. Vi saluto tutti. Fisico, come appunto viene chiamato, insomma, è un idolo di tutti noi, di tutti noi. Forse il pilota italiano più bravo degli ultimi, ma non voglio, è X anni, ecco, diciamo così, almeno non facciamo torto a nessuno, non facciamo torto a nessuno. Hai scritto anche un libro, Il profumo dell'asfalto, giusto? Dove Esatto. narri di, appunto, ovviamente di esperienze del tuo mestiere, ovviamente. E io però ti volevo chiedere un'altra cosa, poi dopo lascio la parola ai miei amici perché sennò parlo solo io. Ma per esempio, noi siamo lì sulla pista, no? E vi guardiamo passare a 300 all'ora e salutiamo, facciamo rumore, bandiere, ma voi ci vedete? Praticamente no, neanche li sentiamo, soprattutto non li sentiamo perché il rumore del motore di una Formula 1, magari la Formula 1 di oggi molto meno, ma insomma quelle che guidavo io, il rombo del V10, del V8 era immenso. Oltre a questo avevamo anche degli
auricolari, un po' per insomma, abbassare il rumore del motore per tante, ma anche per cercare di partire quello che diceva lui. E magari ecco, i motori di oggi sono motori turbo più piccoli di cilindrata con una parte elettrica e quelli sono molto meno rumorosi. Posso fare una domanda io? Devi, devi, devi. Se ho detto bene, Giancarlo, tu hai iniziato, diciamo, a entrare in pista veramente da piccolino, forse credo 8 anni dalla tua biografia. Ma la domanda è questa: per i piloti, soprattutto quelli che poi hanno una carriera tipo in Formula 1 o a quel livello lì, è importante secondo te iniziare da giovani? Presto, presto, più che da giovane. È molto importante, praticamente io ho iniziato 8 anni ed è stata la scuola del kart a lanciarmi in questo mondo molto difficile. Il kart mi ha insegnato tantissime cose, io ho militato nel kart fino all'età di 21 anni, nello stesso momento correvo anche in Formula 3 e devo dire veramente tutto questo grazie al kart che mi ha formato tutti i punti di vista. Ma perché si acquisisce proprio una forma mentale per la velocità in pista? Beh, bisogna acquisire tante cose, no? Bisogna imparare diciamo, a governare il mezzo, bisogna imparare a dialogare col meccanico, con l'ingegnere, a dirgli i problemi che il kart ha e a cercare insieme all'ingegnere o al meccanico il setup migliore per il tuo stile di guida. E lo stesso anche le gare, la bagarre, le sportellate, insomma, i sorpassi, questo nel kart è un argomento Si fa palestra. importante. Certo. Senti, Che a meraviglia. 300 all'ora la strada, come, cioè, se puoi unire le due dita, quanto la vedi larga? Abbiamo riperso di nuovo Giancarlo. Aspettiamo il prossimo giro, Enzo. Tanto, voglio dire. Non lo vediamo più. Vediamo un po' se riusciamo. Pronto? Purtroppo la Eccolo, connessione. forse c'è? No. No, non lo vedo. Giancarlo, niente. Si è fermata l'immagine. Direi che a malincuore, Prova molto. a ricollegarti, Giancarlo, ci senti? Provo Esci e rientra, a ci senti? sconnetterlo, vediamo un po'. Vedo che, insomma, un po' di curiosità ce le siamo, tolte, però, insomma, sarebbe bello fargli altre tante altre Io lo volevo domande. anche toccare, però, Enzo, io Potevi volevo. fare così. Roberto, invece tu, se riusciamo a ricollegarci con Giancarlo, vediamo un Sì. po' perché. Aspetta che non riesco, beh, niente, non riusciamo. Invece tu alla fine, intanto lo ringraziamo, se poi riusciamo a ricollegarci meglio per un saluto finale. Tu invece ci lasci anche tu, Roberto, perché dove vai? Sì, Dici dove scappo vai. perché c'è il genio frequenza corta, vi farà compagnia lui più Sì, tardi esatto. e forse anche un Bepi, anzi sicuramente sì, io scappo perché vado a girare a stasera. Aspetta che arriva, arriva. Eccolo! Forse ci siamo, eccoci, eccoci. Spero che sia meglio. Eccoci, Perfetto, perfetto. Gianco, ciao. Grazie, grazie per esserti ricollegato con noi. Io ti avevo fatto un'altra domanda delle mie, nel senso che volevo capire a 300 all'ora se tu potessi indicare con le due dita quanto vedi larga la strada. Ecco. Ma sai, questa storia che la strada si va a restringere Non via è vero. lontano è un po', Ah, non dico una bufala, una leggenda, però è ovvio che insomma a Monza quando arrivi a fare i 370 km orari la curva arriva molto velocemente. È una curva che si fa in prima marcia a 60 all'ora, quindi capite quanto sia difficile in quel momento frenare con pochissimo carico aerodinamico, perché devi avere una velocità, un assetto che ti permetta di raggiungere delle grandi velocità sul dritto, quindi un assetto molto scarico. Però quando arrivi in curva, c'è pochissimo grip, quindi in frenata a 370 all'ora, 360 all'ora, fermare la macchina e fare un tornantino, una chicane a 60 all'ora, è veramente Ma difficile. scusa,
La prima volta che hai fatto una curva così a 370 ora, frenato a 60 orari e curvato, la prima volta in assoluto, dopo quanto li hai ritrovati? Non capisci cosa. Diciamo dopo qualche giro, dai. No, perché io immaginavo che, cioè, proprio mi capito che brivido, quindi ecco perché dico, la prima volta uno magari c'ha un po' di... Poi ti abitui e tutto se diventa più semplice. Ma insomma... ti leggo due messaggi, poi non ti tratteniamo tanto perché sappiamo, tra l'altro, se vuoi raccontare quello che vai a fare dopo di noi è meraviglioso, se lo vuoi raccontare anche ai nostri amici. Beh sì, diciamo che in questo periodo di quarantena è un po' scoppiato il boom delle gare online e quindi fra poco andrò a fare una gara dove ci saranno tutti ex ma anche piloti attuali di Formula 1, a parlare da, cominciare da Alonso, Barrichello, siamo veramente, veramente tantissimi piloti, c'è Van Dorn, c'è Magnussen, insomma tanti tanti piloti di Formula 1, una gara che facciamo per beneficenza, che l'ha organizzata Rubens Barrichello dal Brasile, siamo un po' sparsi da tutto il mondo, ci colleghiamo e facciamo questa garetta. Che meraviglia. Meraviglia. Su quale circuito? Sul circuito di Interlagos in Brasile. Giustamente, okay. L'ha organizzata lui, se l'ha fatta a casa. Beh, certo. Formula 3, quindi non una macchina di Formula 1, una via intermedia con un setup fisso, quindi non c'è bisogno di stare lì a fare tantissime prove. Un po' è meglio ed è divertente. Ultima domanda e ti salutiamo, tanto per prendere una a casa dei nostri amici, oltre alla scuderia Ferrari Club di Alessandria che ti ringrazia perché li hai premiati quest'anno al Mugello, così scrivono. Un altro nostro amico ci chiede della possibilità di inserire il Mugello nel calendario di quest'anno, se ne sai nulla. Ma è stato anche, è uscito anche da qualche parte, molte gare extraeuropee sono state cancellate. E ci sono state inserite molte gare in Europa, alcune doppie, guardate insomma la prima gara che si farà in Austria ci sarà il 5 luglio e la settimana subito dopo, lo stesso succederà a Silverstone, si è parlato anche del Mugello ma insomma la vedo molto difficile perché organizzare un Gran Premio di Formula 1 in pochissimo tempo non è facile sotto tutti i punti di vista immaginabili e possibili, soprattutto anche quelli logistici. Giancarlo, noi ti ringraziamo tantissimo, devi fare il warm up sicuramente, quindi ti lasciamo. Grazie. Ma parlando di carico aerodinamico, ho capito perché lo chiamano fisico. Perché ci vuole il fisico, ci vuole sì per fare il pilota, altro che. Grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie Giancarlo. Grazie si vede tante. Che sei nel cuore di tutti perché i messaggi arrivano a quintali. Grazie davvero. Grazie a tutti, grazie. Grazie ciao, ancora. Ciao, alla grazie. Prossima, grazie ciao, mille. Grazie ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. Vabbè, che dire ragazzi. Io bene. Grazie Roberto perché senza di io te vorrei tutto salutare questo... Gianluca, io vorrei salutare Gianluca Spoledini. Che sì, è il manager di Giancarlo certo. Fisichella e che anche lui ha messo del suo affinché questo collegamento avvenisse, è un amico comune che è colui che mi ha fatto conoscere Giancarlo Fisichella qualche anno fa, ormai più di 10, che si chiama Simone Tufano, che è un pazzo uomo, lavora in banca come te Marcello. Ma è matto, ti dico solo che ti ha appena scritto signor Giovanni sì, sì. P1. Speriamo che non c'è un mulo in giardino. Grande Simone, già ti amiamo. Va bene, Roberto, grazie per questa cosa. Ci fai parlare con persone, ci fai conoscere personaggi importanti. Giancarlo Fisichella è un mito vero, quindi potrò smettere qui. Con Sciabalone ho finito. Grazie a tutti. No, vai via scappare, tu. Sennò vi racconterei quando sono andato io a vederlo a Vallelunga, che stavo nel box. Il rumore allucinante delle cose. Che io pensavo che la macchina fosse rotta perché dico se tutti i rumori di baratto invece no, dice è così perché sono modificate, io che non ci capisco niente dei motori. Vabbè. Ragazzi, perfetto. Grazie Roberto, ma ciao. Ti vedremo fra un minuto o due, grazie, ciao. E finisce qui, tanto è inutile, voglio
Grazie a voi ragazzi. È un asino e si chiama Sino. Non è un mulo, ma è un asino e si chiama Sino. Ah, sì, no. Vedi comunque, gira rigira, più o meno abbiamo tutti delle deviazioni importanti. Marcello, parla un po' perché io non so più che devo mettere. Ah, sì, okay. Abbiamo delle deviazioni importanti e, caro Mienzo, diciamo, non possiamo rallentare, no? Anche se siamo in curva a questo punto e dobbiamo andare avanti perché il nostro programma, il nostro palinsesto è nutritissimo. Tu capisci che insomma Giancarlo Fisichella è un mito vero a livello mondiale, nel senso, e tu allora te pensa alla gente che vorrebbe porre una domanda a Fisichella perché segue la Formula 1 e lo sport delle auto da una vita, e te hai avuto la possibilità di fargli una domanda senza sapere i colori della Ferrari, voglio dire. Cioè, per esempio. In realtà, Enzo, questa potrebbe essere vista proprio come un'ingiustizia, perché abbiamo dato soltanto un antipasto, un qualche cosa, ma effettivamente poi, al di là del curriculum, queste sono persone, sportivi, che avrebbero veramente da raccontare, da intrattenerci per giornate e giornate intere. Perché... Guarda, sto leggendo i messaggi, senza nulla togliere ai grandissimi ospiti che sono venuti sempre da noi, ma l'affetto per Giancarlo Fisichella è evidentemente superiore a tutti gli altri, ma perché lo sport appassiona e perché lui è un grande. Insomma. Tra l'altro ti dirò che ho saputo di quello che andava a fare successivamente la gara online di Formula 1, anch'io mi sono iscritto, voglio arrivare a quei livelli, inizio con la Formula Maggiolino e vediamo dove arrivo, magari un giorno potremo fare a sportellate insieme. Bravo, sì. Adesso però ci colleghiamo, che è un po' che non ci colleghiamo, sono diverse settimane, con Venezia, caro il mio Marcello. La grande richiesta, direi. La grande richiesta. C'è il nostro caro amico Bepi, che aveva un altro impegno, di cui ci dirà, e che ci ha mandato questo filmato. Quindi io lo direi ben volentieri, guarda. Te lo mando subito, diamo la linea al nostro Bepi da Venezia e sentiamo cosa ha da raccontarci. Sentiamolo un po'. Bepi! Salve a tutti! Che contento che sono di rivedervi, era da un bel cin che non mi chiamavate in trasmissione, eh? Ma ho visto che sei arrivato un altro scimmiotta a mettersi in mostra, quel mulo del giornalista, come si chiama? Quel Francia Corta, ma una roba così, eh? Ma non crede che se ne sentia bisogno di uno così? Non che fa una del giusta, non che va una dritta. Ma mi spiega il motivo di far lavorare un così, eh? Ma guardate, scusatemi, deve anche pagarlo sto pagliasso o sei un volontario per far niente? Vabbè, dai, lasciamo stare le polemiche, ecco. Beh, mi stago bene e sono anche contento in questo periodo, dai. Cioè, se sono drio, muoversi un po' al turismo, ecco. Ne sono sicuro che Venezia la torna presto bea come una volta. Beh, è sempre stata, ma diciamo che la si torna a riempire di rubetta bea, no? Capiste, ecco. Non c'è ancora partito tutto il turismo, ma diciamo che qualcosetta si incomincia a vedere in giro qua sti canali. Più che altro qualche tosetta del nord d'Europa che coi primi calze va in giro mela nuda, che se è un spettacolo pariocci. Ecco, su parla di Svezia, si usa poco del disegno, no? Ci comincia a vedere quei bei ciodi fora dritti sulle magliette, specie se le sei bianche. Ecco, ad ogni modo, anche se la gondola se la usa poco ancora, mi davo da fare con tanti altri lavoretti, consegne, bar, ristoranti, negozi di alimentari, insomma, non stavo mai fermo. Così che la mia parola mi la vede poca anche la domenica. Poi a luglio, tra l'altro, la si trasferisce con sua sorella a Jesolo per quasi 2 mesi. Un mese anche serve per mettere a fuoco l'appartamento che non dovevamo affittare, no? L'altro forse per posarsi, ma tanto quella si diverte solo con la scopa a mano e la presenta a passare dappertutto, ecco. La sorella le sa com'era e mi parto ben di andarla a trovare, ecco. Ma quel che riguarda i miei traffici personali, che voi altri sapete, che ho sempre amorose, e altre belle signorette da incontentare a turno. Per il momento va bene così, poi quando che torno le belle foreste sarò ancora più contento, no? Ecco. La Marisa, che è quella che lavora a Baccareto, no? La ricordate?
Eccola, la continua a tenermi sulle spine. La sei selvatica, la sei difficile da domare. La mi dà filo da torcere. Ma ella mi piace proprio per questo. Tony mi prende in giro e mi dice che sono solo drio per il tempo, che tanto ella non me la dà. Ma a me questa che fa così, che fa tutta sta resistenza, a me le conosce bene, quando che dopo e le cede, se lei più scatenare delle altre, capito? Pensa che una volta a me mi piaceva una che andava a studiare per la suora, bea come un quadro della Madonna. Ebbene, ve lasso immaginare quel che non ho fatto. Vi dico solo che la ga cambia idea e ora la sei una grande vota, ma lo so mide che, ecco. Ad ogni modo, devo dire che Rai 1 la se sta una mano santa a parlare a gente da puttaniere, capito? Lo so che te mi dice sempre che non che sei Rai 1 e che mi tira fuori un nome che mio non conosce, ma a me non mi interessa, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4, voi non mi interessa, l'importante è che sia sempre a Rai, ecco. Adesso io vi lascio perché ho da fare consegne di una certa urgenza, notturne, non so se mi capisce, ecco. Se vedete, esatto, a presto, mi raccomando, tornate a trovarmi sani. Ciao, ciao a tutti. Io sono commosso, cerco di spiegarglielo. Una cosa però che non ha capito Beppi è che lui può venire quando vuole, non è che lo dobbiamo Assolutamente. fare. Shabalon, le porte di Shabalon per lui sono sempre aperte. È sua, è sua, è sua. Io leggo tantissime. Vabbè, insomma, tanti messaggi. Grazie, ragazzi. Siete tantissimi stasera. Non avevamo dubbi, insomma, che il nostro ospite potesse riscuotere questo successo. Ma Shabalon continua. Che cosa Shabalon. ci riserverà, caro il mio Denzo, il futuro? Bravo, si vede che l'hai scaricata anche te la scaletta. Grazie. Ringraziamo Roberto perché è stato bellissimo anche nelle vesti del nostro, insomma, no, ringraziamo Beppi, non Roberto. Che c'entra? Diamo a Roberto quello che è di Roberto, ma a Beppi quello che è di Beppi. Beppi. Io direi che solo le stelle potranno dirci come sarà questa settimana. Sono veramente curioso. E allora sentiamolo con l'oroscopo di Samantha. Pronte? Pronte e pronti assolutamente. Un'estate favolosa in vostra strepitosa compagnia. Finché non dice ti amo, sei un battitore libero. È un momento di cambiamento questo, perché non provi a cambiare ruolo? Pretendete sempre la totale sincerità, senza mezzi termini. Attenti alle scottature e anche a quelle del cuore. Non esiste uomo che possa competere con una vera amica. Forse perché un'amica diventa un po' come il tuo angelo. Il sesso è il barometro di quello che succede in un rapporto e se non va c'è puzza di guai. Se abbandoni il tuo letto per troppo tempo, può succedere di trovarlo caldo quando ritorni a casa all'improvviso. Attenzione ai terzi incomodi. Bisognerebbe provare tutto nella vita almeno una volta. Sperimentare è un'avventura sempre affascinante. Allarga i tuoi orizzonti. La luna entra in bilancia senza chiedere permesso. Accidenti, accidenti! Ma gli imprevisti portano sempre vento di novità. Via, via! Non farti trovare impreparato. Finiti gli scopabili? O ti sposi o cambi zona. Tesoro d'ammiretta. È così. L'uomo dà e la donna riceve. È un destino biologico. La monogamia sa essere piacevolmente contagiosa. Lo devi sposare, te lo stai solo facendo, goditelo e non preoccuparti delle etichette. Anche l'uomo perfetto può nascondere un piccolo segreto, ma se è troppo piccolo, 7 centimetri, meglio che resti tale. Un segreto inviolato.
e buon solstizio d'estate. Io devo dire che noi non ci, noi ci abituiamo a cose meravigliose, Marcello. Ma guarda, se mettiamo insieme l'oroscopo di Alessandra. Di Samantha. Ma ringraziamo Alessandra Antonello, perché Antonella Alessandro, guarda, faccio un casino. Antonella Alessandro, grazie, grazie tutte le settimane. Ma se mettiamo insieme il suo oroscopo, soprattutto quello di questa sera, con Alessandro Berni e l'altro mondo, io credo che ci sia da scrivere veramente delle cose. Scriveremo un libro. Grazie Antonella, veramente, grazie Antonella Alessandro, perché la voce di Samantha in Sex and the City, che tutte le settimane prepara un oroscopo insieme a Roberto e ce lo dedica. Noi, cioè, veramente tutte le settimane degli elementi di riflessione incredibili. Quello dello scorpione mi è interessato. Ma anche il nostro non era male. Non era male, non era male. Ma, caro il mio Marci, è il momento di parlare del nostro sponsor. Allora, Avis, ragazzi, donare sangue fa bene. È inutile che stiamo a dire che ne discutiamo, tanto fa bene, è provato 3 volte, perché fa bene a chi lo doni, fa bene quando lo doni, perché il ricambio fa bene, e fa bene perché l'Avis ti fa anche dei controlli periodici. Quindi essere donatore, come si dice, Marci? Periodico. Periodico è assolutamente la cosa giusta da fare. Lo potete fare con i nostri amici dell'Avis di Foiano della Chiana, ma in tutti i comuni. Diglielo. No, l'Avis è presente in tutta Italia. Esatto. E il fatto di essere un donatore periodico consente anche di avere sempre un equilibrio anche nelle riserve di sangue disponibili per chi ne ha bisogno e per tutto ciò che può essere programmato e programmabile. In più, caro mio Denso, in questo periodo complicato di pandemia, ci sono regioni come ad esempio quella, la regione Toscana, che quando un donatore va per il suo piacere, per il test serologico. Esatto, viene fatto, se lo vogliono, anche il test sierologico, che ad oggi non è poi così da buttare, direi. Quindi ringraziamo gli amici dell'Avis e ringraziamo voi, che diventerete tutti donatori di sangue, ovviamente. Ma senza por tempo in mezzo, caro il mio Marci, ma ti ho fatto i complimenti per il cappello? Ma io ti ho fatto i complimenti, caro il mio Denso, perché che il livello della trasmissione si stia alzando si vede dal colorito della tua non fare il colore. Ecco, io avrei bisogno di lenti antiriflesso per migliorare, ma la tua pelle, credimi, ma stai facendo qualche cosa di particolare. Il coglione sto ma chi ti cura il maquillage? Ma vai a fare in tasca. Allora, te la fortuna sola che non siamo vicini. Continuiamo, cari amici sciabaloni, ma soprattutto cara amica sciabalone, ma lui c'ha da fare. Riprendiamo. È il momento della settimana incomunicata, ma prima di farla, ragazzi, perché qua c'è da ringraziare una marea di gente, intanto anche per l'oroscopo, ma ora li volevo ricordare tutti quelli, oddio c'ho un foglio, che stanno in qualche modo contribuendo a questa spettacolare trasmissione. Ma sai perché è doveroso, Enzo, quello che stai facendo? Perché sono tutti professionisti. Bravo. Che hanno dedicato un pezzettino o un pezzettone del loro tempo per fare gratuitamente. Quindi ringraziamo Nori Zando, che è una coautrice fantastica, poi Giuseppe Squillaci, Giovanni Caravaglio, Francesco Andreucci e Oliviero Murru, che in qualche modo, poi lo vedete anche nei titoli di coda, ma insomma partecipano alla realizzazione di questa trasmissione. Anche solo sopportandoci. Ma anche solo aver pensato di averci dato una mano diventa difficile. Ma è il momento appunto della settimana incomunicata. Gioielli su gioielli, abbiamo un personaggio, ma meravigliosi, vabbè, ve li guardate tutti, si arriva fino ad Amish e si parte con il nostro Igino Frequenza Corta, ma insomma ve lo dovete vedere che è giusto che sia così. La settimana incomunicata, a voi. Una settimana incomunicata, un rotocalco semiserio di cultura, politica, salute, attualità. In questa puntata, politica, Iginio Frequenza Corta dal suo ufficio, curiosità, le enciclopedie di istruzioni,
Cultura, l'incredibile storia del cagnolino Pooh, gli aforismi di Hamish. Un saluto sincero, cari amici, dal vostro Iginio Frequenza Corta, stavolta in totale autonomia, non come inviato di TV Shabalon, per dimostrarvi come il giornalismo, quello vero, quello di cronaca, misuri i propri risultati positivi non necessariamente nell'andata a buon fine dell'intervista, ma bensì su ciò che quell'intenzione ha suscitato. A seguito infatti dei miei appostamenti e della messa in onda dei miei servizi, solo apparentemente inconcludenti, vi dimostro invece gli effetti sortiti. Vi ricordate il mio servizio fuori dall'ambasciata greca a Roma? Ve ne mostro un breve estratto. Vi dico che mi trovo al confine con la Grecia, ovvero alla sede italiana dell'ambasciata della Repubblica Ellenica di Roma. Non vi sarà difficile capire le ragioni che oggi mi hanno spinto a raggiungere questo confine nella assoluta certezza di poter avere ai microfoni l'ambasciatore straordinario e plenipotenziario Theodor Passas. Dopo le ultime dichiarazioni della Grecia circa le decisioni prese in merito alle riaperture e non riaperture delle proprie frontiere, esistono cittadini di serie A e di serie B? Esistono paesi che non siano stati colpiti dal coronavirus e per i quali l'accesso alla Grecia e alle sue isole sarebbe più sicuro? Saranno queste le domande che rivolgeremo all'ambasciatore. Mi aspetto dunque dall'ambasciatore delle formali scuse. La Grecia, infatti, all'indomani della messa in onda del servizio, ha fatto un passo indietro, sentendosi minacciata dalla mia cronaca, come poi riferitomi dalla mia talpa nelle numerose conversazioni telefoniche avuto con essa. E vi ricordate il servizio sul professor Roberto Burioni? Vi mostro anche qui un breve estratto. Nonostante l'ufficiale silenzio stampa annunciato dall'illustre virologo Roberto Burioni, sono riuscito ad ottenere l'intervista, diciamo, di chiosa del suddetto. Dalla nostra intervista poi l'emerito professore si ritirerà probabilmente fino al prossimo autunno a vita privata ed accademica. Credo si sia fatto un gran parlare del suo continuo stare davanti alle telecamere, della sua ossessiva presenza, si può dire, a ogni appuntamento in cui si sia trattato l'argomento coronavirus. Forse parliamo di mosse strategiche volte a screditare un uomo di scienza a cui l'Italia è infinitamente grata per le divulgazioni scientifiche e le giuste misure di cautela e prevenzione che il nostro sollecita da anni. La trasmissione Le Iene, avendo visto la mia troupe appostata all'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano e soprattutto dopo l'aver riconosciuto modestamente il sottoscritto, hanno pensato di intercettare l'ufficio stampa del professore e di soffiarmi l'esclusiva dell'ultimo confronto TV prima del silenzio stampa. Dunque, solo per ragioni di querele già in corso, il professor Burioni, pur dispiaciuto, mi riferisce il mio gancio, ha dovuto rinunciare ai miei microfoni, come in realtà avrebbe voluto invece fare. Ovviamente non mi voglio prendere tutti i meriti perché un buon giornalismo è un giornalismo di squadra, ma permettetemi comunque di incensarmi e di anelare, credo a ragion veduta, ad un riconoscimento ufficiale e indiscutibile. Grazie a tutti per essere fedeli, fedelissimi alla mia rubrica. Non sarei niente e nulla senza i miei amati spettatori. Da Iginio Frequenza Corta, dal mio cubicolo a TV Shabalon, è tutto. Arrivederci al prossimo servizio a cui sto già lavorando. Hai staccato? Speriamo che ci casca, non mi sono preso il merito, mica per un cazzo. Fammi una nana, vai, qua sotto è una puzza e manchi dopo ci vengono. Che si tratti di pile e pile di carta o di file scaricati da internet, le aziende hanno perso di vista il dono della sintesi e della chiarezza. Non si può acquistare nulla senza che quell'oggetto non comporti un vero e proprio studio scientifico ed enciclopedico di tutte le sue infinite variabili e utilità, rendendo invece praticamente impossibile il basilare funzionamento per il quale hai avuto bisogno di comprarlo. Perché a corollario di un qualsiasi elettrodomestico ti recapitano nella confezione della consegna o del ritiro un quantitativo di istruzioni che nemmeno un dispositivo spaziale della NASA può vantare?
A fronte di una scrupolosa lettura e rilettura delle istruzioni che in italiano sono incomprensibili, figuriamoci in inglese, disperato provi a decifrare il paragrafo con la bandiera dell'Azerbaigian nella speranza di essere illuminato, ma uguale non ne vieni a capo. A quale scopo dunque scrivere e stampare tutte quelle istruzioni se poi nemmeno riesci a far partire la lavastoviglie al ciclo di risparmio energetico con brillantatura e asciugatura delle stoviglie? Perché comprare l'ultimo telefonino, tablet o computer che, visto il libretto che l'accompagna, dovrebbe essere in grado di sostituirti al 100% mentre tu sorseggi un margarita a St. Bart, quando solo per accenderlo, metterlo in carica, scaricare il backup del tuo precedente dispositivo e farlo funzionare per le esigenze più importanti per la tua vita lavorativa e privata ti è praticamente impossibile? Pure montare un mobile di IKEA diventa ardimentoso se poi, come spesso accade, manca qualcosa nel kit di montaggio, devi restituirlo perché non ne verrai mai e poi mai a capo. Ma quanto li diverte complicarci la vita in questo modo? Il sospetto, fondato, è proprio quello che ci sia un quadro volto a deriderci e a farci perdere tempo e denaro per restituire pacchi, cercare tutorial, recarsi nuovamente al negozio, iscriversi ad un corso di funzionamento, eccetera, eccetera. Soldi e denaro per non parlare di quanto ci costi reggere tutto questo stress. Alla fine, quando finalmente riesci a dipanare la matassa, ad individuare il tasto di accensione, a capire quali altri pulsanti devi premere in simultanea per far apparire sul display un programma, ti senti Einstein, ma sai già che quella è l'unica cosa che pretenderai da quell'oggetto. Ti arrendi esausto per lo sforzo. Ha vinto lui. Oggetto contro umano, vittoria schiacciante del primo. Dunque tu hai pagato caro un oggetto perché è capace di mille funzioni e in virtù di questo hai pure sottoscritto una polizza assicurativa lunga e onerosa, ma finirai con l'accontentarti di utilizzarlo solo per quella unica funzione che intuitivamente hai scoperto come innescare. Andare oltre sarebbe rischioso, potrebbe azzerare la dura conquista. Che delusione. Esiste il reato di confondere le idee, ma ancora non la sua condanna. Scegliete gli oggetti da comprare per la loro praticità, non per le loro impossibili mille funzioni. Se il funzionamento non è intuitivo, rifiutatevi di leggere tomi enciclopedici di istruzioni dal linguaggio ermetico e dal significato escatologico. Vietato leggere attentamente le istruzioni. In caso contrario, sappi che potrebbero avere effetti nocivi e deleteri sulla tua salute psicofisica. È davvero il cane ad essere il migliore amico dell'uomo? La saggezza popolare ci dice di sì. Ma ci sono alcuni casi di cani molto famosi nei quali la risposta non è proprio così scontata. Non stiamo parlando del commissario Rex o di Lessi, non parliamo neppure di Tequila o tantomeno del cane Acico. Parliamo invece del cagnolino più famoso del mondo dei social, il cane Boo. Boo è un volpino di Pomerania, la cui pagina Facebook contava ben 17 milioni di follower e che per questo motivo è stato definito il cane più carino del mondo. L'avventura del piccolo Boo inizia nel 2006, quando viene accolto in casa da quella che diventerà la sua padroncina ed amatissima amica, Irene Ann, la quale, visto il successo che riscuotevano le foto che condivideva con i suoi amici virtuali, decise di aprire una pagina proprio a nome del piccolo cagnolino. «Mi chiamo Boo, sono un cane, la vita è bella!» Così recitava la didascalia della pagina, che raggiunse il picco di popolarità quando nel 2010 la famosissima cantante Kesha decise di condividere la foto su un suo tweet. E fu allora che Chronicle Books, un editore americano di libri per bambini, visto che la pagina contava già 5 milioni di follower, propose a Irene Ann di pubblicare un libro con le foto del proprio cagnolino. E così, un anno dopo, usciva Boo, la vita del cane più carino del mondo. Il successo del libro fu incredibile, tanto da essere pubblicato in 10 lingue ed avere addirittura un suo sequel, ossia Boo, un piccolo cane nella grande città. Ma le pubblicazioni non si fermarono qui, uscirono anche un calendario e vari libri per bambini. Naturalmente la popolarità di Boo oramai era schizzata alle stelle e aveva raggiunto il cuore di milioni di fan in tutto il mondo e di tutte le età. Addirittura la compagnia aerea della Virgin decise di adottare Boo come proprio testimonial e di usarlo anche nella campagna informativa promozionale quando si parlava di animali a bordo. Insomma, un grandissimo successo. Ma torniamo alla nostra domanda iniziale. È davvero il cane ad essere il migliore amico dell'uomo? C'è un altro cane, Boo, che indirizza la risposta in tutt'altra direzione. I Califfi sono un importante gruppo musicale beat che si fonda nel 1965 a Firenze su un'idea di Franco Boldrini e che firma grandi canzoni, fra le quali la nostra preferita è Così ti amo, ossia la cover di To Love Somebody dei Bee Gees. Nel 1971, ben prima quindi che il nostro volpino di Pomerania salisse alla ribalta mediatica, i Califfi compongono una canzone dal titolo Io, tu e il tuo cane, Boo, dove proprio il cagnolino è grave motivo di imbarazzo e di crisi per la coppia. Il testo lo dice chiaramente. Il rapporto di coppia si inclina perché il cane Boo passa il proprio tempo a spiare il loro amore. Io, tu
È un'immagine davvero poco edificante. Il cagnolino diventa una vera e propria ossessione per l'uomo della coppia, il quale, stremato dalla continua e costante presenza del cane e anche dalla sua gelosia, decide infine di... Beh, questo scopritelo ascoltandovi il capolavoro dei Califfi. Con questo è tutto, dal vostro Giusto Pago Poco. Alla prossima! Differenza fra genio e stupido è che genio ha limiti. Beh, questa massima finale... Pietro, voglio dire, lo sai perché Chabalon nel serale va in onda una sola volta alla settimana? Mm. Perché diamo talmente tanti spunti di riflessione che di più sarebbe complicato. Guarda che il cane Bu, a me ora quel ritornello, io ce l'ho nella testa. Io sono preoccupato per la crisi di coppia, e devo sapere come va a finire, perché insomma, ecco, avere un animale domestico alle volte ti unisce ma ti può anche dividere. Facciamo i complimenti anche a, vorrei dire Riccardo, ma dillo insomma, no, perché è stato proprio. Ma noi non ci fermiamo, eh? Io credo, Enzo, che abbiamo tutti gli elementi per lasciare questo mondo e trovarne un altro, ma quale? Questo è quell'altro. Grazie ragazzi, state scrivendo in tantissimi. Ah, voglio salutare Nicoletta Maggi che in questo momento è con Roberto perché sono a girare un film di un film di Sky alle scuderie del Quirinale. Insomma, voglio dire, roba che noi modestamente non ci siamo mai stati, ecco. Penso io. No, io tutte le volte che sono stata a Roma al Quirinale non ho mai visto un cavallo. Per dire, ma se fino ad ora una sequenza logica, qualcosa c'era, caro il mio Marcello, anzi, molto più di qualcosa, cioè, aveva proprio tutto un filo logico, in questo momento ci andremo a perdere completamente. O meglio, il filo logico, noi ve lo proponiamo, ma trovateglielo voi. Non a caso la rubrica si chiama Cose dell'altro mondo, lui è Alessandro Berni, from New York City, e questa è la sua rubrica che a noi ci fa impazzire. Cose dell'altro mondo. Mettere i musei nei musei. Oh! 111 anni fa, Filippo Tommaso Marinetti presentò al mondo il manifesto del futurismo. Si presentò sul promontorio estremo dei secoli, annunciando che il tempo e lo spazio morirono ieri, che era arrivato il momento di distruggere ogni passato e buttare giù le biblioteche, le accademie, ogni scrigno del potere di ieri. Via! Uccidiamo il Chiar di Luna! Fu uno dei suoi motti più conosciuti e clamorosi. Elogio al movimento aggressivo, all'insonnia ruggente, al dinamismo, alla simultaneità e arrivare a vivere l'eterna velocità onnipresente. In pratica, 111 anni fa, si annunciò un'era, un uomo libero dalla propria anima. Ma in che senso liberare l'uomo dall'anima? In che senso? In che senso liberare l'uomo dall'anima? E dove si trova l'anima? E si troverà nell'animo, In questo secolo che sta per smettere di essere un appendice del precedente, l'anima non si trova più nell'animo. Ma su Google? E dove altro se no? L'anima è un'invenzione recente e il suo brevetto è borghese. L'anima, per esistere, ha bisogno dell'uomo. Se l'uomo assegna la memoria alle macchine, ecco che smette di averla, senza neanche perderla. C'era una volta una dimensione spirituale capace di elevare l'uomo al di sopra dell'animale. Vi ricordate? L'anima, appunto. L'elevazione oltre la sua natura animale è stata assegnata alle macchine. Pensateci bene. La superficie al posto della profondità. La velocità al posto della riflessione.
le sequenze invece dell'analisi, il multitasking piuttosto che la specializzazione. Stiamo assistendo allo smantellamento sistematico della civiltà che ci ha creato per fare spazio a una nuova specie vivente, a dei mutanti di ciò che eravamo. Impossibile, vero? Ma tante cose che sembravano impossibili sono state poi realizzate. Pensa quanto può essere anche lunga una settimana, voglio dire. Mi immedesimo in Alessandro e penso... Alessandro che ci ha mandato questo video e ci ha detto avevo voglia di farlo da tanto tempo. Ora poi, poi però ha scritto, siccome lui ci manda tanti filmati, ha detto montatelo e poi spiegatemi quello che ho detto. Ecco, tanto per capire un po' la summa. Ma è una puntata vulcanica, come direbbe il nostro amico Alessandro. Però io mi prenderei anche un minimo di respiro, un breve intervallo. Ma pochi secondi, ma li facciamo tutti intensi in un intervallo mostruoso. Il nostro intervallo. Un intervallo vulcanico e rapidissimo, è ta ta ta. Ci ha dato veramente il ritmo, Giancarlo. E, grazie ragazzi, noi vi leggiamo tutti i messaggi, non è che non vi leggiamo. Adesso però, ma velocemente, guarda, una cosa proprio che non c'ha il fiatone. Come una shakerata. Come una shakerata. E allora, in diretta dallo Spazio Ligera di Milano, il nostro Riccardo. Aspetta Riccardo, aspetta. Anche illuminato. Vai. Ti sentiamo, ti sentiamo. Ciao. Ciao Riccardo, noi ti sentiamo. È lui che non ci sente. Ci siamo, non ci siamo. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Però ecco, questa può essere l'ultima apparizione in video di Riccardo, perché se le premesse erano quelle. No, noi ti vediamo, sì, sì. Dammi il telefono. Aspettate prima che ma ci colleghiamo. Scusa, puoi mettere l'audio? No, perché andiamo da Milano, passiamo direttamente, vediamo un po' se riusciamo a Roma. Aspetta, Roberto. Ciao ragazzi, non so se mi sentite e mi vedete. Sì. Allora, qui sto qui con Nicoletta che conoscete. Ciao Nicoletta. Stasera invece è protagonista insieme a me, perché siamo niente di meno che il manifesto e siamo al Quirinale. Solo, Scuderia del Quirinale, e qui c'è un set in allestimento. Piccolo, che meraviglia. La verità. In allestimento, adesso stiamo per scaricare i materiali e poi entreremo qui dentro per fare le riprese alla mostra di Raffaello in occasione dei 500 anni della sua morte, per un film documentario che uscirà più avanti, ma non vi posso dire altro perché sennò vengo linciato da... Ecco. Assolutamente, assolutamente. Dentro la mia sinistra la bandiera italiana che è proiettata sul palazzo di fronte al Quirinale. Che stupendità! E io vado a lavorare, finirò domattina alle 6. Ecco, grazie di tutto, non ci chiamare però quando hai finito, ecco, non ti preoccupare. Volevo chiamarvi, caffè cappuccino, vi faccio una telefonata per annunciarvi il fine riprese per oggi, ma... e domani sera sarà uguale. Grazie Roby, grazie perché ci porti in questi mondi meravigliosi, grazie davvero. Un abbraccio, ciao. Ciao, saluta Nicoletta, ciao. Ma adesso invece vorrei passare la linea all'uomo che ha più pazienza sulla terra, Riccardo. Ciao Sciavaloni. Ciao Sciavalone nostro. Ce la facciamo finalmente. Ma sì che ce la facciamo, sì. Ma che puntata avete tirato su anche stavolta. Mamma mia. Roberta dice, stasera è una fatica seguirvi, un ritmo elevato, mi affo.
Pensa sì, noi che siamo andati con Fisichella, finestrino aperto. E senza i deflettori, e questa è una cosa incredibile, guarda, meravigliosa. Allora, siamo allo Spazio Ligera di Milano, che è il tuo locale, meraviglioso. Adesso ti lascio la linea, stasera il collegamento funzionerà a palla, a parte l'inizio, quello vabbè, ragazzi, noi amiamo gli inizi difficoltosi, le cose semplici le lasciamo ai poveri di spirito, mentre noi di spirito siamo ricchi. Adesso è tutto tuo, vai. Allora, oggi voglio fare una grande festa con voi, perché è uscita finalmente la nuova lista aggiornata della IBA, quindi finalmente la codificazione 2020. Ora parliamo una volta per tutte di che cos'è questa IBA, perché io la cito tutte le volte e poi però qualcuno mi dice: ma che diavolo è? Allora, la IBA o IBA è l'Associazione Internazionale dei Bartender, cioè di tutti quelli che hanno a che fare con la miscelazione e col servizio alla clientela, soprattutto negli American Bar. La IBA nasce sostanzialmente anche sulla spinta di un'associazione italiana che è la AIBES, ma praticamente nasce per dare continuità alla cultura del buon bere, nel senso che se io amo bere un certo cocktail, voglio poterlo bere identico a Milano, a Singapore, a Tokyo, a Vancouver, a Lima, a Bogotà. Quindi la IBA garantisce che i cocktail siano fatti secondo un ricettario preciso codificato. Si riunisce annualmente, è composta dai migliori barman del mondo e discutono su come e cosa inserire definitivamente in un cocktail. Nella nuova lista aggiornata, udite udite, sono entrati addirittura 21 nuovi cocktail. Ma questo, Ricca, l'hanno fatto per noi, perché tu possa continuare almeno altre 21 puntate. Esatto, Enzo. Ma la cosa incredibile è che sono entrati dei cocktail che noi abbiamo fatto già durante la fase 1. Bravo. Ma non bravo io, bravo Vinicio Giannini che ci ha insegnato il penicillina, che è entrato. Ma che meraviglia. Un saluto a Vinicio, che è il nostro cameraman, ma grandissimo. E ci sono entrati lo Spicy 50 che abbiamo fatto e che io sto proponendo a Ligera con grandissimo successo, e quindi ne sono entrati un po' di questi cocktail che noi avevamo già fatto. Una domanda, Ricca, scusami. Dimmi. Che sono sicuro che però un po' mi dispiacerà. Ma la bomba c'è entrata in questo? La bomba non ancora. Vi spiego come si fa a entrare nell'IBA, ma questo lo okay. Praticamente uno inventa un cocktail, un barman inventa un cocktail. Questo cocktail diventa, come dire, virale, come diventa Chabalon. Si comincia a parlarne. Bene. E le persone che lo bevono cominciano a chiederlo ad altri barman in altre città, finché alla fine questo cocktail comincia a diventare veramente internazionale, e a quel punto se ne parla in tutto il mondo, e quando è tanto richiesto, come è successo quest'anno, orgoglio nostro, è diventato IBA lo Spritz. Quindi voglio cogliendo la palla al balzo, questo barman, questo bartender, che poi è lo stesso che ha inventato il penicillina, ha creato questo cocktail di cui parliamo stasera, che è il Paper Plane, cioè l'aeroplanino di carta. L'ho apprezzato perché, avendo Fisichella, si parlava di velocità, mi è venuto in mente di collegare un cocktail che fosse molto veloce. È un cocktail speciale. Questo Sam Ross, che è un australiano, che sapete, il penicillino è fatto a base di whisky, e lui insiste con il whisky. Quindi questo Paper Plane ha come spirito principale il bourbon whisky. Ne abbiamo già parlato, è un whisky di mais che è particolarmente dolce rispetto agli scotch whisky. Poi abbiamo l'Aperol. La ricetta originale prevedeva il Campari, però poi nelle varie discussioni con IBA si è arrivati a codificarlo con l'Aperol, un pochino meno aggressivo, un po' più dolce. Poi abbiamo, altro vanto nazionale, l'amaro quintessenza della Nonino. Nonino la conosciamo perché è famosa per le sue grappe che sono strepitose, ma l'amaro quintessenza vi assicuro che non è assolutamente da meno. E infine, niente lime, tenetevi forte, ma succo di limone. Il ritorno. Però si shakera. È uno di quei cocktail che si definiscono equal parts, cioè tutte parti uguali. E allora noi, per comodità, prendiamo
un bel mixing glass, così ci fa vedere gli ingredienti, il nostro bellissimo, se lo ritrovo, ce l'avevo qua, dosatore, sono anch'io, l'ho assaggiato, quindi si vedono gli effetti, il dosatore, e cominciamo, partiamo subito dallo spirito più importante, bourbon whisky, quindi sono, diciamo, un quarto, parti uguali, io lo faccio un po' abbondantino, quindi prima bravo di... ma perché poi lo condivido con voi, lo sapete, meglio abbondare, che dicevano esattamente alcuni eccolo là, poi ci va un quarto di Amaro Nonino Quintessenzia, che se vi capita lo potete bere anche, cioè lo dovete bere puro perché è un amaro ed è assolutamente strepitoso. Poi abbiamo l'Aperol, anche lui ci va in parti uguali, quindi un terzo di Aperol. E infine, per chiudere, prendiamo un terzo, più o meno sono tre, io ho messo 30 cl per ogni spirito, quindi diciamo che il nostro mezzo limone è la quantità giusta. Prendiamo il nostro amato spremiagrumi e con grande delicatezza cominciamo a spremere dentro il nostro mezzo limone. Eccolo qua che siamo andati. Una bella spremuta di limone. Poi si procede con una bella parte di ghiaccio nello shaker. Lo prendo direttamente dalla macchina, così è bello puro e bello freddo. E come ormai sapete, prendo il mio bel Boston e si va a lavorare il shaker. Lo faccio di profilo, che so che vi piace tantissimo. Continuiamo a fare questa trasmissione solo per questo motivo. In realtà c'è un po' dimagrito. Cioè, lo scopo è che se per disgrazia in un momento maldestro mi dovesse sfuggire lo shaker, evito di notare il mio cliente con tutto il cocktail, lo butto al massimo sulla mia parete e non sul mio avventore, che potrebbe risentirsene, oppure berlo tutto di un sorso, chi lo sa. Si va a smontare e infine lo vado a filtrare in un bel bicchierino, semplice. È un cocktail molto bello, eh? Tenetevi forte. Eccolo là. Ricca, puoi dire al cameraman se toglie leggermente l'indice da... Toglie leggermente l'indice dalla fotocamera. Perché stasera lo stiamo facendo col telefonino. No, ma è giusto, va benissimo. La bandina prensile. Attenzione, amici, secondo la codifica IBA, il cocktail è finito così, non prevede guarnizioni. Ma siccome noi siamo lo spazio Ligera, e certo, siccome io sono un libidinoso, il cocktail si chiama Paper Plane e io gli ho preparato. No! Una bravissimo! Ma meraviglia delle meraviglie! Questo si serve così, con l'aeroplanino di carta, ragazzi. Che meraviglia, che meraviglia! Questo punto va assaggiato. A sto punto però, meraviglia, ma bisogna anche provare a dargli, quindi spostate il jet e con delicatezza. Siamo qui che ti guardiamo. Ale, ma che ce lo dice a fare? Ma che lo dice a fare? Questo è un cocktail pazzesco. Ragazzi. Pazzesco, perché ha la dolcezza del bourbon che si sente. Poi c'è l'Aperol, che è tutto equilibrato. L'amaro dell'anonino, che ha questi profumi incredibili, quasi resinosi, arriva subito prima al naso e poi nel fondo della lingua. È un grande cocktail, sia come aperitivo che come after dinner soprattutto. Quanti chilometri si può fare con questo? Diceva, quanti chilometri puoi fare con quello, Marcello? Diverso. Dipende, in linea retta pochissimi, ma a zigzag a zigzag si fanno diversi. Tutto questo accade al spazio Ligera di Milano, in via Padova. Voi siete da quelle parti, ma se non ci siete, ci dovete andare, perché vedrete questa meraviglia d'uomo. Con queste manine fatate, cosa vi faccio? Sai, Riccardo, che venerdì sera, venerdì prossimo, questo non lo sa nemmeno Marcello. Attenzione. Mi hanno chiamato per una pericena a fare da vocalist. E io ho detto, scusate ragazzi, ma io che c'entro? E mi hanno detto, dice, no, siccome ci sono quelli che preparano i cocktail, che però non hanno grossa dimestichezza col parlare, dovresti fare un po' quello che fa Riccardo, dice, spiegando quello che fanno. Ora io vado, perché la faccia è come quello che sapete. Però tra l'altro è al Cesar Cocktail Bar, ho detto giusto, sì, di Cesa, Marciano.
che sarà una serata strepitosa dalle 19 in poi. Ecco, la cosa più strepitosa sarò io, che farò finta di sapere di cosa parlo. Ormai sei ferratissimo, quindi puoi andare. Se poi ne assaggio uno, dopo due mesi di cocktail fatti da Riccardo, devi saperne ben d'onde. Io però vorrei descrivere anche l'acqua zuccherata di Marcello. Riccardo, grazie a voi, come sempre, amici. È bellissimo, complimenti per tutto quello che fai, anche tutto il resto che fai per Sciabalone, è tutto bellissimo. Grazie. È tutto meraviglioso. Grazie, amici. Ciao, Fazio Ligera. Ciao. E anche ciao a Sara, e saremo molto incuriositi di capire, dureranno 3 mesi le scelte dei nuovi cocktail. E festeggiamenti. Siamo arrivati alla fine. Se li devono assaggiare tutti, vedrai che ci vuole il tempo, ma prima della fine ringraziamo ancora il nostro sponsor, l'Avis. Dovete donare il sangue, rassegnatevi, fa bene, non avete alternative, è inutile che stiamo a ragionare. Ma anche il plasma si può donare. Bravo. Soprattutto il messaggio importante è diventare donatori e diventare donatori periodici. Non soltanto nei periodi un po' di emergenza, no? Così. Esatto. Ma farlo proprio come stile di vita. Io e Marcello lo siamo, per dire, no? Ecco, non saremmo un esempio da seguire, ma non va sempre così, ecco. Fa anche molto bene. Beh, l'Avis di Foiano, ovviamente, ma ovunque voi siate, andate nella vostra sezione Avis e donate. Ti è piaciuto come... Sì, no, è un intercalare, Enzo, che tu lo fai benissimo, mi piace tanto. Giunti alla fine di questa trasmissione. Guarda, la scaletta prendeva 52 minuti 65. Potremmo ripiombare nella più cupa disperazione, ma siccome la tecnologia ci aiuta, ci possiamo anche rivedere. Noi tra l'altro vi ringraziamo perché, oltre a seguirci in tanti in diretta, lo fate anche in remoto, ma no, vabbè, insomma, registrato, siamo sempre tantissimi alla fine di ogni settimana. Tra l'altro, volevo dire che ci trovate, oltre che su Facebook, anche su YouTube. No, voglio dire, mica no. direi. E quindi l'appuntamento è per lunedì prossimo. Avremo, mamma mia, lunedì, cioè, io non ve lo posso dire chi c'è lunedì prossimo. Non lo dire, ma infatti non l'hai detto nemmeno a me, ma che storia. Io non ci credo, ecco, mi dico solo questo. Ma non se lo dici non ci credo nemmeno io, dai. Ma è incredibile, vero, guarda, mamma mia, vabbè, tanto ve lo diremo poi. Ci sono poche persone che mi possono stupire, te lo dico. E questa ti stupirà. Vedremo. Ti darò un indizio, per il momento non c'è, e ho detto tutto. Allora. No! Allora, vi saluto e vi ricordo che l'appuntamento è per lunedì prossimo. E ricordatevi, aspetta, che lo voglio fare senza, perché dopo. La posso fare io? No, non lo faccio. E ricordatevi che non è bello ciò che è bello, ma anche YouTuber, perché è lui che pensa alla pagina. Quanto è bello Donatello! Quanto è bello, no, Raffaello, scusa. Vabbè, niente, non c'è da fare. Grazie a tutti, ragazzi. Ci vediamo lunedì prossimo. Sigla. Ciao ciao. Tonda noche de mayo, como un pomayo dolanda. Monda la luna in viaggio e de soraggio ci manda. Paesaggio che miraggio, che sogno.
la 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 la.